Buongiorno. Altro approfondimento, nuovi ospiti. Questa volta parleremo di blockchain, smart contracts e Internet of Things, insieme a due esponenti di Var Group, società con sedi in tutta Italia e nel mondo, che tra le varie cose è uno dei principali partner per l'innovazione nel settore ICT. Saluto quindi e ringrazio Alessandro Kelly, blockchain expert, e Fabio Massimo Marchetti, Head of Digital Process Division. Entriamo subito in medias res e partirei con il dottor Kelly, che introduco brevemente. Alessandro è amministratore e co-founder di Apio, che ha fondato nel 2014 insieme a Lorenzo Di Berardino per offrire soluzioni IoT alle imprese. Apio è oggi un punto di riferimento per tecnologie innovative quali l'Internet of Things e la blockchain. E grazie alle competenze digitali, il team Apio collabora con le più grosse aziende nazionali e internazionali, come ad esempio A2A, Acea, Enel e Indra. Apio poi da 2 anni collabora con Var Group sul tema della blockchain e in partnership stanno creando soluzioni verticali per i maggiori settori del Made in Italy, soprattutto food e fashion. Nel 2019, con il supporto di Apio, Var Group si è accreditata prima a livello mondiale come Trusted Partner della soluzione IBM Food Trust. Cominciamo quindi col parlare di smart contracts ed entriamo nel merito. Dunque, Alessandro, gli smart contract, a seguito del decreto semplificazioni, permettono di eseguire automaticamente i termini di un contratto. Quale ambito aziendale potrebbe essere interessato da questa novità giuridica? Allora, grazie per l'invito e per l'introduzione. Sì, diciamo che nel 2020, aggiungo solo una cosa, nel 2020 Apio è anche entrata a far parte dell'ecosistema Var Group proprio in società, quindi siamo in questo momento soci. Per rispondere alla domanda e parlare degli smart contract, faccio giusto un passo indietro. Gli smart contract non sono un qualcosa che nasce con la blockchain. Si parla di smart contract dagli inizi degli anni 70 perché appunto sono protocolli informatici. Da subito possiamo capire qual è stata l'applicazione, ovvero tutte le licenze software che oggi si acquistano in modo molto semplice tramite internet negli anni 80, 90 e comunque agli inizi del 2000 erano dei veri e propri smart contract, ovvero degli accordi tra le parti che venivano stipulati tra una società informatica e un privato o un'azienda terza per usufruire di servizi. Perché si torna in voga questo termine proprio con la blockchain? Questo, secondo me, prima di parlare delle applicazioni aziendali, è molto interessante introdurlo. Si parla di smart contract, tornano in voga questo modo di fare i contratti proprio perché la blockchain aggiunge il carattere della fiducia. Ovvero, se io ho un contratto digitale, avrò dei termini di contratto, questi termini di contratto devono essere rispettati dalle parti. La blockchain in questo permette di automatizzare il meccanismo di verifica dei termini del contratto. Grazie alla blockchain io posso scrivere dei contratti che sono completamente digitali, che una volta inseriti in queste piattaforme devono rispettare dei termini e delle condizioni. Il carattere della blockchain aggiunge l'immutabilità delle informazioni. Detto questo, è chiaro capire che la blockchain porta una novità enorme nei termini degli smart contract proprio grazie alle caratteristiche immutabilità. E questo ovviamente grazie anche al decreto semplificazioni, ma non solo perché in Europa si sta parlando di una infrastruttura blockchain comune europea, questo porta enormi vantaggi in ambiti aziendali. Partiamo dalle procurement, cioè la possibilità di avere contratti all'interno di filiere, ma anche pensiamo all'interno semplicemente del rapporto tra fornitore e cliente, dei contratti che vengono accettati in automatici e dove, come ci dirà Fabio, poi successivamente, proprio andando a approfondire sull'IoT, le condizioni di questi contratti possono essere verificate in automatico dai sensori installati. Penso al food, a contratti per performance nella logistica, ad esempio, dove devono essere rispettate, o food o farm ovviamente, devono essere rispettate delle condizioni di trasporto a determinate temperature, dove in automatico il contratto può sapere, grazie ai dati che arrivano dai sensori, se il trasporto sta rispettando determinate temperature di
di contratto, quindi se non supera determinati gradi e se non va sotto altre temperature. Questo sicuramente è utile nel food e nel pharma, ma poi avviene tutto quello che sta succedendo in Europa a livello di smart contract per la gestione dell'identità, dove la blockchain porta un unico mondiale, perché appunto porta la possibilità dell'utente che firma un contratto, che ottiene una licenza, che ottiene una certificazione, di avere il possesso di quel dato. Si parla di self-sovereign identity, quindi identità sovrana, quindi della possibilità dell'utente, grazie all'infrastruttura blockchain e grazie alle possibilità di smart contract, di gestire in modo autonomo il diritto sulle sue informazioni. Quindi la blockchain non è solo tracciamento di filiera, ma permette anche di coordinare complessi processi di business. A questo proposito, avete qualche caso d'uso da raccontarci? Assolutamente. Sì, come detto in precedenza, la tracciabilità è una delle caratteristiche che viene subito alla mente come l'identità, come queste applicazioni della blockchain. Però la blockchain permette di risolvere anche problemi in altri settori. Parliamo del contesto energetico, dove grazie un po' alle partnership che abbiamo con Acea, con Indra e con queste società e al brevetto che abbiamo fatto nel 2019 proprio insieme a loro, abbiamo utilizzato la blockchain per risolvere uno dei problemi centrali del mercato energetico. Siamo in un momento di rivoluzione energetica, sentite parlare di transizione energetica, di 100% rinnovabili. Quello che succede è che però tutta questa rivoluzione energetica, questa rivoluzione nel contesto energetico, passa per una rete elettrica che non è aggiornata a quelle che sono le caratteristiche di una rivoluzione energetica. Parliamo di possibilità di dotarsi di auto elettriche, batterie, impianti fotovoltaici, quindi la possibilità degli utenti stessi, dei consumatori, di diventare produttori di energia. La rete elettrica però in questo contesto non permette uno scambio bidirezionale dell'energia. E proprio in questo noi con Prosumer Chain, che è questa iniziativa e questo brevetto che abbiamo fatto con Acea e Indra, abbiamo iniziato ad affrontare attraverso l'utilizzo dei contatori di seconda generazione e della blockchain, degli smart contract proprio, la possibilità di gestire gli scambi energetici direttamente su blockchain. Che cosa significa? Faccio un esempio per renderlo proprio terra. Se io ho un impianto fotovoltaico, una batteria, io ho la capacità di scambiare energia con il mio vicino, perché in un momento in cui io non utilizzo l'energia o vado in vacanza, ad esempio, posso utilizzare quell'energia che si sta producendo e sto immagazzinando nella batteria magari per rifornire il mio vicino. Senza una rete e uno smart contract che mi gestisce questo scambio, io non posso scambiare il valore economico della transazione, non posso gestire la transazione con il mio vicino. E questo è quello che stiamo facendo all'interno del progetto Prosumer Chain, che stiamo facendo in un contesto europeo con il progetto Horizon 2020 Platone, e che appunto permetterà in futuro di gestire i rapporti all'interno di quelle che vengono definite comunemente le comunità energetiche, quindi un insieme di, all'interno di un condominio, di residence, di cittadini che possono scambiare energia tra di loro e remunerare questi scambi attraverso la blockchain e gli smart contract. Bene, grazie ad Alessandro Kelly. Passo subito la parola a Fabio Massimo Marchetti. Come anticipavo, l'ingegner Marchetti ricopre la qualifica di Head of Digital Process Division e coordina la linea di Business Work Group dedicata all'Industrial Digital Transformation. È esperto di sistemi e architetture innovative per la gestione della produzione, il monitoraggio delle performance produttive, la tracciabilità dei prodotti e il controllo dei processi esecutivi. È coideatore dell'architettura Internet of Factory e la sua esperienza si estende ai paradigmi di Industria 4.0, comprendendo l'utilizzo delle nuove tecnologie come l'IoT per supportare le aziende in progetti operativi e nella definizione di nuovi modelli di business. È presidente del gruppo software industriale di Ani Automazioni e membro dell'Osservatorio 4.0 del Politecnico di Milano e presidente del gruppo di lavoro Industria Italia for Blockchain. Con l'ingegner Marchetti parleremo di un argomento molto attuale, quindi di come la tecnologia potrebbe venire in aiuto, può venire in aiuto anche in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo ormai da qualche mese.
Difatti, Var Group, tra le sue tante specializzazioni, vanta un'esperienza consolidata nel mondo dell'Industry 4.0, dell'IoT e della sensoristica avanzata. Come, grazie a queste competenze, è riuscita a supportare le aziende nella gestione dell'emergenza che stiamo affrontando? Bene, sì, allora partiamo dal concetto di base. Il concetto di base è che la digitalizzazione è l'elemento portante per sostenere, come dire, la resilienza all'interno delle aziende industriali. Digitalizzazione che si estende un po' a tutto tondo e questo l'abbiamo anche potuto verificare proprio nel periodo di lockdown, dove le aziende che avevano già affrontato un percorso di digitalizzazione dei processi operativi sono quelle che poi hanno sopperito meglio alla situazione perché evidentemente quella situazione ha portato anche a gestire dinamiche estremamente spinte all'interno dei sistemi produttivi. Su quella stregua, evidentemente noi avendo una conoscenza molto ampia di quello che è il concetto di tecnologia applicata al mondo dell'industria, e in questo naturalmente ci entra a pieno titolo poi IoT e blockchain come elementi e come tecnologie abilitanti. Qua faccio una piccola digressione, nel senso che le tecnologie sono tecnologie abilitanti, ma non sono la soluzione, perché evidentemente per definire una soluzione occorre definire degli obiettivi e poi utilizzare le tecnologie al meglio per raggiungere questi obiettivi. Perché a volte all'interno delle aziende si tende un po' a confondere la tecnologia con la soluzione e non è la cosa forse più coerente in questo approccio. Detto questo, IoT abbiamo come dire, ragionato su quelli che erano i temi e abbiamo costruito proprio nell'ottica della sicurezza degli operatori all'interno delle strutture industriali produttive. Delle soluzioni che aiutassero nella gestire questa sicurezza, soprattutto nei nuovi contesti. È nata quindi una suite che si chiama SafetyMe, che include diverse applicazioni, include una soluzione sulla gestione del distanziamento sociale in prossimità, una soluzione sulla gestione della temperatura, quindi con i termoscanner, e oggi stiamo aggiungendo anche una soluzione sulla gestione della disinfezione automatica di ambienti. Venendo su quella della prossimità, qua facciamo uso a pieno mani della tecnologia IoT, che ci permette quindi di indirizzare in maniera corretta e coerente questo tipo, di gestione per, monitorare i contatti che avvengono all'interno dell'azienda tra le persone che operano. Questo avviene in che modo? Utilizzando dei piccoli device, che possono essere braccialetti o ciondoli, che vengono poi assegnati alle singole persone, naturalmente vengono assegnati in modo completamente anonimo, sono indipendenti dall'utilizzo del cellulare, quindi possono essere utilizzati anche in contesti dove il cellulare normalmente così in produzione non può essere utilizzato e permettono di tracciare verso una tecnologia wireless, in questo caso può essere Bluetooth, ma come anche UVB, come anche altre tecnologie come LoRa. Permettono di tracciare la distanza relativa tra un oggetto e l'altro e quindi determinare anche la distanza delle persone e il tempo di permanenza a questa distanza. In questo modo, evidentemente, nei casi di positività, poi si riesce a ricostruire un albero dei contatti che può portare a fare anche poi delle quarantene selettive, quindi salvaguardare poi l'operatività degli ambienti produttivi. In questo, naturalmente, noi avendo poi una grande competenza dal punto di vista di gestione del dato, abbiamo costruito anche un back-end, quindi una soluzione applicativa che permette di gestire in modo strutturato questi dati. E qui utilizziamo in modo appunto aggiuntivo anche la blockchain come elemento di notarizzazione del dato. Quindi dato che nasce in maniera anonima, che poi può essere contestualizzato in caso di positività e notarizzato sulla blockchain in modo da garantire che l'informazione possa essere gestita poi anche dalle autorità competenti in modo corretto e coerente. Dunque, SafetyMe prossimità permette di rispondere in maniera efficace all'esigenza del distanziamento sociale. Per quanto riguarda la disinfezione, invece, Anche in questo caso, beh, diciamo che sono soluzioni che poi si integrano, nel senso che evidentemente hanno una complementarietà che permette
permette poi di coprire a 360 gradi la sicurezza delle persone, sia negli ambienti operativi di fabbrica, ma anche evidentemente in altre aree dove può essere, si può estendere lo stesso concetto. Questo si applica anche a disinfezione. Disinfezione, esiste una tecnologia che oggi è diventata una tecnologia di riferimento per disinfettare le aree, quindi sanificare le aree in modo veramente facile e sicuro, che è quello dell'utilizzo della luce e quindi di UVC. Utilizzando queste lampade UVC si crea la possibilità di disinfettare superfici e quindi ridurre ed eliminare le possibilità di infezione virale essendo queste superfici sanificate. L'idea che abbiamo avuto attraverso anche dei partner è di costruire un percorso per rendere questa cosa automatica sfruttando proprio le tecnologie, quindi le lampade sono state strutturate su di un robot, quindi un robot a guida autonoma che riconosce i percorsi, riconosce le aree ed impara in modo semplice dove fare le fermate di sanificazione. Un po', se volete, il concetto del robotino che pulisce casa, invece di pulire sanifichiamo, quindi con una struttura di torre di luce estremamente importante che permette la sanificazione di ambienti, e quindi fare questa cosa in modo completamente automatico. Anche qua, evidentemente, costruzione di un'applicazione che poi permette di gestire tutte le analisi riferite a queste sanificazioni e anche attraverso la blockchain di notarizzare quelle attività fatte. Questo evidentemente supporta anche il concetto di gestione del rischio all'interno delle strutture. In particolare oggi stiamo lavorando sia sulle strutture industriali ma anche molto sulle strutture sanitarie, perché all'interno delle strutture sanitarie la necessità di sanificare, comunque di disinfettare, è una necessità che deriva dal virus, quindi da Covid, ma deriva anche da altre situazioni, quindi si crea una soluzione che poi converge su una tecnologia. Le tecnologie in questo caso vengono complementate da questi software, dal nostro software che permette di integrare poi i report di sanificazione e notarizzarli ancora una volta sulla blockchain. Il fatto di notarizzare i dati sulla blockchain permette poi anche all'utente finale che si reca all'interno di una stanza, quindi di un ambiente all'interno di questa struttura pubblica, eccetera, può attraverso la lettura di un QR code o comunque attraverso la lettura di un identificativo con il proprio cellulare, accedere anche alle informazioni notarizzate delle sanificazioni effettuate su quelle aree. Questo vale, così come sto dicendo, su aree pubbliche, ma è lo stesso anche all'interno di aree private, quindi contesti industriali specifici o anche ambienti industriali di produzione, creando quindi la possibilità di un lavoro in sicurezza sia da un punto di vista della progestione della prossimità, sia da un punto di vista della sanificazione degli ambienti, sia dal punto di vista dell'accesso a questi ambienti attraverso il controllo della temperatura e naturalmente il controllo integrato di quelle che possono essere le situazioni di positività che si generano in questo contesto. Benissimo, io ringrazio davvero molto Alessandro Kelly e Fabio Massimo Marchetti per la collaborazione e per la testimonianza che ci hanno portato oggi. E li saluto e ringrazio anche tutti voi per averci seguito. Buona continuazione. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille. Thank you.